L'opera più importante all'interno della Chiesa dei Morti Nuovi è la Pala dell'Altare. È la Pala dell'Altare dipinta da Lattanzio Querena. Quando si decide di costruire la nuova chiesa, 1795, noi abbiamo una lettera del 31 gennaio 1795 del conte Vittorio Fogaccia, che da Venezia scrive al suo fattore Pellegrini e lo incarica di contattare il pittore Querena, dicendo: dite al signor Querena che vorrei mi si facesse un quadro analogo alle anime del purgatorio che deve servire per la tribolina che si deve erigere sulla nuova strada. Il quadro è eseguito rapidamente nel 1795 e pagato 150 lire a spesa del conte Fogaccia. L'opera è una delle prime opere del nostro Lattanzio Querena, che era agli inizi della sua carriera di pittore qui a Clusone. Aveva fatto dei ritratti dei Fogaccia, ritratti di Carrara Spinelli, e questa è una delle prime opere di chiesa che lui fa. Raffigura il Cristo crocifisso con ai piedi la Maddalena, la santa di disciplina, la santa della penitenza, la santa della conversione, e un santo taumaturgo, San Rocco, il quale richiamo poi l'affresco che era situato sulla facciata dell'oratorio dei morti vecchi nella selva. Quindi l'opera è precedente alla costruzione della chiesa e viene installata nel 1801, quando si inaugura la nuova cappella. Per certi versi è anche una rappresentazione sanguinante e fiammeggiante al tempo stesso. Il Cristo sanguina in maniera abbondante, il sangue scende e si incontra con le fiamme che salgono dalle anime del purgatorio. Le anime del purgatorio vengono rappresentate qui in maniera molto precisa, perché così è stato richiesto dal committente, che voleva legare quindi il quadro con l'altro che esisteva, sempre legato alle anime del purgatorio, perché in questo caso in tutte e due le chiese sono l'oggetto della devozione, sono le anime del purgatorio, i Poer Morti.